Salve, di nuovo, salve a tutti. Siamo a fare una lezione di Harmony Stretch, uno stretching molto tranquillo, molto particolare. La vedete il posto, una location. Di nuovo siamo con la mia amica Lucia e con la mia amica Stefania, due mie carissime amiche, e cominciamo la nostra lezione, ok? Benissimo, seguite tranquillamente. Apriamo le gambe come larghezza delle spalle, stendiamo la colonna vertebrale, abbassiamo le spalle, la pancia dentro. Benissimo, abbassiamo la testa giù, giriamo a destra, solleviamo verso l'alto, giriamo a sinistra, abbassiamo giù, solleviamo la testa, espiriamo con la bocca, abbassiamo la testa giù, giriamo a sinistra, in alto, a destra e in basso, solleviamo la testa su. Pieghiamo orecchio destro verso la spalla destra. Cercate di respirare soltanto adesso con il naso. L'aria entra dal naso ed esce con il naso. Teniamo la pancia dentro, rilassiamo completamente il corpo. Solleviamo la testa e orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Cerchiamo di respirare soltanto con il naso, rilassiamo completamente tutto il corpo. Solleviamo la testa, solleviamo le braccia aprendo, inspiriamo. Andiamo avanti più lontano possibile, espiriamo l'aria soltanto con il naso, saliamo curvando, ultima la testa, piano piano, piano piano, piano piano, ok. Stiamo su, stendiamo la colonna vertebrale, di nuovo inspiriamo dal naso, allunghiamo la colonna vertebrale, andiamo più lontano possibile, rilassiamo il corpo completamente, soprattutto il collo, saliamo una vertebra dopo l'altra, la pancia dentro, più lunghi possibile, stendiamo la colonna vertebrale, terza volta, inspiriamo dal naso, espiriamo dal naso, allunghiamo completamente la colonna vertebrale, le gambe posteriormente, saliamo una vertebra dopo l'altra, tranquillamente, rilassati, e ultima volta, inspiriamo profondamente, andiamo più lontano possibile e rimaniamo, la nostra respirazione soltanto con il naso, rilassiamo il collo, rilassiamo completamente i muscoli, la pancia dentro, le gambe stese, cerchiamo di avvicinare il corpo sempre di più, rilassando ogni parte del corpo, vi ricordo di respirare soltanto con il naso, saliamo una vertebra dopo l'altra, la pancia dentro, più su possibile, stendiamo la colonna vertebrale, solleviamo le braccia verso il soffitto, prendiamo il gomito sinistro, sistemiamo il braccio dietro le vertebre, la pancia dentro, pieghiamo le ginocchia, spostiamo il bacino avanti, respiriamo profondamente soltanto con il naso, con la testa spingiamo le braccia all'indietro, spostiamo il bacino avanti, respiriamo profondamente, stendiamo due gambe, scendiamo, lasciamoci andare, espiriamo l'aria. Di nuovo, la cosa fondamentale è che il corpo sia rilassato, il corpo rilassa la mente, il pensiero deve partire dalla mente verso il muscolo, e lo lasciamo completamente libero. Saliamo una vertebra dopo l'altra, alzeremo la testa, spingeremo completamente le braccia più su possibile. Solleviamo le braccia, inspiriamo l'aria. Andiamo a aprire le braccia, sciogliamo le spalle, girando, inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo soltanto con il naso, inspiriamo ed espiriamo, solleviamo le braccia, prendiamo l'aria, prendiamo il gomito destro, stendiamo la schiena, colonna vertebrale, le gambe, pieghiamo le ginocchia, spostiamo il bacino avanti, respiriamo profondamente con il naso, respiriamo, l'aria entra dalle narici ed esce dalle radici. Spostate le braccia più su possibile, più dietro possibile, stendiamo le gambe, prendiamo l'aria, scendiamo completamente rilassati, cercate di abbandonare i muscoli, cercate di rilassarvi completamente, respira soltanto il naso, scendiamo sempre di più perché ci rilassiamo, saliamo una vertebra dopo l'altra, allunghiamo completamente la colonna vertebrale, sempre di più, stendiamo la colonna vertebrale, solleviamo le braccia, abbassiamo aprendo, giriamo le spalle avanti, prendiamo l'aria ed espiriamo, prendiamo l'aria ed espiriamo, prendiamo l'aria soltanto con il naso, prendiamo l'aria ed espiriamo, profilo destro, fermiamo tutta la colonna vertebrale, profilo sinistro, espiriamo,
e ancora profilo destro, espiriamo, profilo sinistro ed espiriamo, allunghiamo la colonna vertebrale, pieghiamo le gambe, abbandoniamo il corpo, ultima la testa, lasciatevi andare, salite curvando, su, abbandonatevi completamente. Di nuovo, la prima cosa, pieghiamo le gambe, scivoliamo giù, abbandoniamo completamente la colonna vertebrale, saliamo piacevolmente una vertebra dopo l'altra, un movimento, allunghiamo, cerchiamo di aumentare, pieghiamo le gambe, lasciamo tutto, la colonna vertebrale, un anello dopo l'altro, rilassa il collo, mi raccomando la testa chiusa, sollevati piano piano la pancia dentro, respira soltanto con il naso. Quando salite la colonna vertebrale molto più su, di nuovo piegate le gambe, abbandonatevi completamente, espirate tutta l'aria, rimaniamo giù, prendiamo due caviglie, polpaccio, qualsiasi cosa che potete, chiudetevi molto più, sollevate la testa, prendete l'aria, chiudetevi molto di più, date fuori l'aria con il naso, sollevate la testa, prendete l'aria, chiudete di nuovo, espirate completamente, sollevate, inspiriamo, e ancora chiudete, espirate completamente, solleviamo la testa su, saliamo con la testa su, più su possibile, più su possibile, più su possibile, stendiamo la colonna vertebrale, apriamo molto le gambe, i piedi sono paralleli, bacino è pari, la pancia dentro, le spalle bassissime, intrecciamo le dita dietro la schiena, stendiamo le braccia dietro, allunghiamo, spostate il bacino avanti, respirate profondamente, andiamo verso la gamba sinistra, ci lasciamo andare completamente, lasciamoci andare, staccate le braccia più su possibile, chiudete la testa verso la gamba sinistra, andiamo in centro, lasciatevi andare, scendete più giù possibile, staccate le braccia molto di più, andiamo verso la gamba destra, lasciatevi andare, chiudete la testa, staccate le braccia di più, espirate l'aria, tornate in centro, staccate le braccia molto di più, scendete molto di più, abbassate le braccia, prendete le caviglie, chiudete di più giù possibile, cercando di appoggiare la testa sul pavimento. Pieghiamo due ginocchia, appoggiamo le mani sopra le ginocchia, alziamo la testa, abbassiamo il sedere, stendiamo la colonna vertebrale, respirazione profonda, curviamo la schiena, stendiamo la schiena, curviamo la schiena, due, stendiamo e allunghiamo, curviamo, tre, stendiamo e allunghiamo, curviamo, 4, stendiamo e allunghiamo, appoggiamo le mani sul pavimento, stendiamo due gambe, rilassiamo adesso il corpo, non ci interessa di spingere, non ci interessa assolutamente usare la forza, cercate rilassamento, la respirazione solo con il naso, saliamo molto abbandonati, ultima la testa, una vertebra dopo l'altra, completamente lunghissima. Solleviamo il braccio destro, pieghiamo il corpo a sinistra, allunghiamo tutto il lato destro. Respirate profondamente più su possibile. Vai, allunga, 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 stira la pancia dentro. Torniamo piacevolmente. Il braccio sinistro, solleviamo, allunghiamo il lato sinistro, più lunghi ancora, respira profondamente, respira il diaframma, tieni la pancia dentro, abbassa le spalle, allunga tutto il lato sinistro, abbassiamo il braccio, chiudiamo le gambe insieme, chiudiamo le gambe insieme. Vedrete qualche variante fatto dalla Lucia, perché la Lucia ha problema con il ginocchio, per questo qualsiasi cosa che lei fa, va benissimo, adeguerà gli esercizi per il corpo che si trova. La stessa cosa potete fare voi. Inspiriamo, guardiamo il soffitto, su in alto. Espiriamo, guardiamo in basso. Inspiriamo, guardiamo in alto. Espiriamo, guardiamo in basso. Pieghiamo le gambe. Appoggiamo le mani sul pavimento, rilassiamo il corpo, chiudiamo la testa. Abbassiamo il sedere giù, alziamo due talloni, rilassiamo il corpo, appoggiamo due ginocchia sul pavimento, benissimo,
curviamo la schiena, espiriamo l'aria. Rimaniamo nella posizione, la respirazione avviene soltanto con il naso. Solleviamo la testa, spostiamo leggermente le braccia, stendiamo la colonna vertebrale. Abbiamo i piedi con le dita a martello. Bene, andiamo adesso a sollevare di nuovo le ginocchia, abbandoniamo di nuovo il corpo giù. Rilassiamo il corpo, rilassiamo il collo, rilassiamo le spalle, respiriamo con il diaframma, la pancia è dentro. Appoggiamo due talloni sul pavimento, stendiamo due gambe e ci rilassiamo. Lasciate libero il corpo, respirate soltanto con il naso. Il peso del corpo, la mente libera, energia positiva entra, negativa esce, respirate soltanto con il naso. Saliamo una vertebra dopo l'altra, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Ultima, la testa. Andiamo a aprire le gambe di nuovo come larghezza delle spalle. Prendiamo l'aria, inspiriamo, scivoliamo a sinistra, espiriamo, andiamo a destra, saliamo a destra e allunghiamo il corpo, stop. Andiamo a destra, lasciamoci andare, scivoliamo a sinistra, saliamo a sinistra e ci lasciamo completamente andare, andiamo a sinistra. Cerchiamo di abbandonare il corpo, abbandonare le tensioni, saliamo a destra, più lunghi ancora, andiamo a destra, lasciatevi andare completamente, andiamo a sinistra, saliamo a sinistra, più lunghi ancora, appoggiamo le mani dietro la testa, gomiti aperti, tutto il corpo si sposta dietro, uno, torniamo e allunghiamo. Il corpo si dietro, due, torniamo ed allunghiamo, dietro tre, e l'aria esce fuori, e quattro, l'aria esce fuori. Solleviamo le braccia più su possibile e apriamo completamente rilassati. Chiudiamo due gambe insieme. Manteniamo la colonna vertebrale più dritta possibile. Le braccia vanno avanti, inspiro. Apertura dietro, espiro. Di nuovo, inspiro. Apertura dietro, energia positiva entra. Energia positiva entra. Negativa esce, energia positiva entra. Negativa esce. Allarghiamo di nuovo molto le ginocchia. Le gambe, scusate. Scendiamo pesantemente giù, non ha importanza dove siamo. Cerchiamo di avere le gambe molto aperte. Pieghiamo la gamba destra. Oh, percepiamo allungamento dell'interno coscia sinistra. Lasciamo la posizione, abbandoniamo il corpo, respiriamo profondamente. Stendiamo due gambe molto rilassate. Pieghiamo la gamba sinistra, percepiamo allungamento nella gamba destra, lasciate il corpo, lasciate il collo, cambiate completamente l'energia dentro di voi. Stendete due gambe, giriamo tutto il corpo a destra, giriamo due piedi a destra, appoggiamo due piedi sul pavimento, cerchiamo di avere il bacino pari, abbandoniamo la testa giù. La respirazione, energia, la respirazione, energia. Due gambe stese, abbandona il corpo, abbandona il corpo, abbandona il corpo. Due gambe stese, perfettamente. Semplicemente giriamo a sinistra, lasciatevi andare, lasciatevi andare, lasciatevi andare. Non ha importanza dove siamo. Cercate la vostra posizione più corretta. Due piedi sul pavimento, tutte e due piedi appoggiati, due talloni appoggiati. Bene, due gambe stese, bacino pari e poi scivoliamo a chiudersi completamente. Respirate profondamente, chiudetevi completamente, completamente, completamente. Chiudiamo due gambe insieme. Lasciatevi andare, benissimo. Ora, pieghiamo le gambe, prendiamo l'aria. Stendiamo, espiriamo. Pieghiamo, prendiamo l'aria. Stendiamo, espiriamo, pieghiamo le gambe, inspira, stendiamo, espira, pieghiamo.
Stendiamo le gambe, inspira, stendiamo, espira. Prendi le tue gambe dove puoi e cerca di chiuderti piano piano, piano piano, piano piano, sempre di più. Respira, leva energia negativa, sali piacevolmente, piano piano, la faccia dentro, ultima la testa, piacevolmente, allunghiamo la colonna vertebrale, guardiamo avanti, profilo destro, 1, profilo sinistro, 2, torniamo avanti, giriamo di nuovo avanti, apriamo le gambe come larghezza delle spalle, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo le braccia avanti, respirate profondamente, curvare la schiena, guardare l'ombelico, tornare perfettamente dritti, via, seconda volta, espira, sali, inspira, energia positiva entra, negativa esce, allunga la parte superiore, sali, inspira e ancora una volta, espira e rimani, 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 allunga, spingi, respira, lasciati andare, solleva le braccia più su che puoi, su, 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 stendi, stendi il bacino avanti, le spalle, vai a destra, stira, respira, respira, il diaframma, la pancia dentro, bacino fermo, torniamo su, allungati di più la colonna vertebrale, vai a sinistra, respira profondamente, allunga sempre di più, sempre di più, sempre di più, sali ancora più su, apri le braccia, rilassati completamente, ci lasciamo andare, un colpetto avanti e un colpetto dietro la schiena, uno avanti e uno dietro la schiena, bene, uno avanti e uno dietro la schiena, lascia abbandonare, uno, ancora, tranquilli, lasciati andare, cambia energia, respira profondamente e ancora lascia completamente, lascia completamente, torna avanti, prendi l'aria, inspira guardando su, espira guardando giù, inspira guardando su, espira guardando giù, solleva la testa, ci sdraiamo giù, tranquillamente, abbracciamo due ginocchia, ok, il mento, le spalle, il collo, controllate la chiusura di due taloni, noterete la posizione della Lucia che per il corpo che si trova va benissimo, lei eseguirà la sua lezione, ok? Non commette nessun errore, ha la difficoltà e la difficoltà sarà superata. Due gambe chiuse insieme, la pancia dentro, taloni uniti insieme, piedi a ballerina, piedi a martello, 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 stendiamo la gamba destra giù, due piedi a martello, tiriamo ginocchio sinistro verso la spalla sinistra, aprite bene il petto, appoggiate le spalle sul pavimento, levate la pancia, dedicate il tempo alla respirazione, l'energia che cambia, la cosa fondamentale è che dovete completamente rilassare il corpo, completamente rilassare il corpo. Pieghiamo la gamba destra, appoggiamo la pianta del piede sul pavimento, stendiamo la gamba sinistra, la prendiamo più su possibile, se possibile prendiamo avampiede sinistro, spingiamo il bacino sul pavimento, facciamo entrare il mento dentro, apriamo il petto, risucchiamo la pancia, respirate profondamente, continuate a rilassare i muscoli, che la gamba si avvicinerà sempre di più, la tiriamo su, piede a martello, piede a martello. Apriamo il braccio destro, sistemiamola correttamente, apriamo la gamba sinistra, manteniamo la posizione e dedichiamo il tempo alla meditazione. La meditazione è la mia mente comanda il corpo che deve rilassarsi, deve trovare la quiete, la serenità. La mia mente comanda che energia positiva entra con la inspirazione e energia negativa esce con la espirazione. L'abbandona tutto, mantieni il bacino pari, respira profondamente.
prendiamo la gamba sinistra con due mani, cosa succede? La tiriamo molto più su, la spostiamo molto più su, rilassiamo completamente il corpo. Abbassiamo la gamba sinistra, chiudiamo due piedi insieme, abbassiamo le braccia giù, solleviamo le braccia verso il soffitto e mandiamo le braccia dietro. Espiriamo l'aria, stendiamo la colonna vertebrale, due gambe chiuse insieme, la pancia dentro, distendiamo completamente la colonna vertebrale. Respiriamo profondamente, solleviamo il bacino pochissimo, uno, abbassiamo giù, solleviamo due, abbassiamo giù, solleviamo tre, abbassiamo giù, solleviamo quattro, abbassiamo giù, abbracciamo due ginocchia, di nuovo troviamo la nostra posizione perfetta, due talloni uniti, piede a ballerina, ginocchia unite, le gambe hanno la stessa posizione, la stessa forma, il mento dentro, la pancia dentro, via, piede a martello, piede a ballerina, piede a martello, piede a ballerina, piede a martello, piede a ballerina, piede a martello, abbassiamo la gamba sinistra, giù, tiriamo il ginocchio destro verso la spalla destra, apriamo il petto, sistemiamo il mento, respiriamo soltanto con il naso, respiriamo soltanto con il naso, rilassiamo il corpo, la mente, rilassiamo completamente tutto, cercate di stirare la gamba destra verso il petto, stirare la gamba sinistra più lontano possibile sul pavimento, pieghiamo la gamba sinistra, appoggiamo il piede sinistro sul pavimento, stendiamo la gamba destra, prendiamo la gamba ovunque, ovunque potete, ok? Ovunque potete. Dobbiamo arrivare con il tempo, se sarà possibile, a prendere avampiede, il piede è completamente rilassato, come tutta la gamba è rilassata, il bacino si rimane sul pavimento, il mento entra dentro, la colonna vertebrale si distende, tutta la parte posteriore, il nervo sciatico si allunga, la respirazione è molto profonda, molto lenta, apertura del braccio sinistro, ok, apertura alla gamba destra, la respirazione sempre di più, bacino pari, abbandona la gamba completamente, respira profondamente, abbandona, 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 respira, lasciati andare, non dobbiamo sentire assolutamente nessuna contrazione, figuriamoci il dolore, la gamba torna su, prendi la gamba, la tiri molto di più, perché ti lascerai andare, perché avrai la fiducia in te stesso di abbandonare i tuoi muscoli che poi dopo si allungheranno. Chiudiamo due gambe insieme, posizione della rana, abbassiamo le braccia lungo il busto, solleviamo il bacino, uno, abbassiamo, abbandoniamo, solleviamo due, abbassiamo pesantemente, solleviamo tre, solleviamo il sedere, facciamo quadrupedia, due gambe chiuse insieme, curvare la schiena, uno, stendere due, curvare la schiena, due, stendere tre, attenzione, inarcare, guardiamo su, e andiamo a curvare subito, inarcare, vai, curvare subito, inarcare, vai, curvare subito e ultima volta, inarcare, vai, curvare subito, rimaniamo, respira, 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 ci mettiamo a sedere sopra il tallone. Noterete il cambiamento della posizione della Lucia. Lei ha trovato questa variante perché le sue possibilità sono diverse dalle nostre. Va benissimo, abbassiamo la testa giù, solleviamo inspirando, di nuovo abbassiamo la testa giù, solleviamo inspirando, giriamo avanti, posizione. Okay. Benissimo.
Ragazzi, abbiamo finito per oggi. Vi ricordo, se vi è piaciuto la lezione, mettete mi piace sotto il filmato e ovviamente iscrivetevi sul mio canale YouTube. Una piccola curiosità, perché qualcuno può dire non è vero. La Lucia quanti anni ha? 71. La nostra amica Stefania 61. Ragazzi, è tanta roba. Complimenti. Sono veramente bravissime. Si può ottenere qualsiasi cosa che si vuole nella vita. Questo è l'esempio.